Colleghi e governo, intervengo oggi perché la capitana 25enne della Pallavolo Pesaro ci ha dato una splendida notizia. Aspetta un bimbo, ma con questa splendida notizia ci ha anche detto che non potrà onorare il suo contratto e che quindi sarà una ragazza che avrà un bimbo splendidamente deciso di averlo, che però non avrà nessuna tutela in questo senso. Che non è riconosciuta da nessun tipo di tutela da nessuna parte e che rimane così, come una persona che non può svolgere più il suo lavoro, ma contemporaneamente non ha nessuna tutela. Ora, questo ramo del Parlamento, mi rivolgo in particolare al Governo e alla Ministra Fornero in modo particolare, questo ramo del Parlamento ha già approvato una legge in via legislativa, tra l'altro, per la tutela della maternità delle atlete non professioniste. Tutela che è garantita per legge a tutte le lavoratrici, ma ovviamente non guarda, non accenna, non tiene presente a quelle lavoratrici, come avviene nell'ambito, lavoratrici atipiche nell'ambito dello sport, che lavorano con il proprio corpo. Quindi questa splendida notizia dell'aspettare un bimbo si abbina a una notizia invece che non è così bella, perché l'Italia, da paese così civilmente riconosciuto, ancora si accorge di avere una grande falla in questo senso, nella tutela della dignità della mamma, nella tutela della dignità della vita, nella tutela della dignità di una persona che ha deciso di scegliere per la vita e ovviamente ce lo fa sapere. A differenza magari di tante atlete che non ce lo fanno sapere perché decidono, non avendo altre alternative, di non tenere quella vita. Ora la domanda è, governo, ministro Fornero in particolare, la preghiamo di accelerare nell'altro ramo del Parlamento questa proposta di legge o comunque di attivarsi nel modo, con gli strumenti e nel modo più opportuno che il governo e lei, ministro, ritenga opportuno fare. Ma la preghiamo, non lasci queste ragazze in una decisione che è una decisione tremenda qualora si decidesse per ragioni di lavoro e per ragioni economiche di scegliere in modo diversamente. Cerchiamo di dare dignità ad ogni persona nel nostro paese. Lo chiediamo io a nome di tantissimi altri colleghi e di chi veramente ama la vita e sa che con poco, se solo una vita viene salvata, è qualcosa veramente di straordinario. Grazie. Grazie a lei, la seduta è sospesa.